Attenti, 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 mica quando. Ma questo qua è partito da Reggio Calabria. La Madonna, quanta roba c'è su caricata. Minchia, chissà che pesante quella moto. Era partito da Reggio Calabria. Sì, tutte quelle robe lì. Cioè, spero per lui, perché sennò vuol dire che c'ha la moglie che si porta dietro l'armadio. Adesso fans, la strada da là sotto è passata qua sopra, quindi potrebbe diventare anche più interessante. Ci prepariamo per la salita. Si intravedono i ghiacciai là in fondo. Sì. Questa strada istiga a delinquere. Ma sinceramente, un po' in discesa, figurati. Ma no, infatti. Cioè praticamente è tutta perfetta, senza buche, in mezzo praticamente al niente, a parte qualche paesino dove c'è il limite a 50, con zero traffico, 24 gradi e cielo azzurro. Bellissimo. Ah beh, sarà difficile fare di meglio. Tra l'altro non vorrei dirlo troppo forte, ma ce l'hanno la polizia in sto paese. L'hanno? La polizia, non ho visto neanche una macchina. Ma Da noi posti di blocco, laser, gente sui tornanti. flashback. non mi fermeranno mai, vero? No, dai. Bravi. Bravi. Ma così proprio piantati in mezzo alla strada. End of flashback. Qua nessuno. L'anno scorso un posto l'avevo visto, in statale, dall'altra corsia però. Quest'anno neanche quello. Si vede che c'è poca criminalità. Boh, ma da noi non è che guardano la criminalità facendo i posti di blocco alle moto, eh. Sì, no, lo fanno a prescindere. Sta farmi un po' male il culo. Sì, oltre il culo anche la schiena. No, la schiena no, il culo sì. Cioè, Abbiamo ripreso quelli di prima che ci hanno superato. col casco aperto. Io come cazzo fa a non andare in giro col casco aperto? Lì è da dove eravamo scesi l'anno scorso e qui è dove ci eravamo fermati a guardare le mappe. Sì. Che poi tipo mi sa che l'altra volta là in fondo mica era chiusa la strada. Sì, c'era tipo un cantiere, avevamo dovuto fare un giro strano, tipo tornare indietro, prendere la deviazione dietro queste case e siamo usciti fuori là avanti. Isan. Bene, praticamente da qua siamo proprio già in profumo di Zeran. Se ci fosse stato un benzinaio sarebbe stato meglio. Però non l'ho visti. No, mi sembra che c'era un benzinaio. Ah. A parte che dovremmo riuscire a farlo scendere senza problemi con la benzina che abbiamo. Sì, beh, ho tre tacche, quindi sicuro. Io ne ho quattro. Ah, io ne ho tre. Incredibile. Sì, è la prima volta penso che succeda con più benzina io. Sì. Col di Saran. Uvert. Uvert. Beh, comunque guarda in alto, mi sa che c'è ghiacciaio perché guarda quanta neve. Sì. Una Model X. Se va in su. Eh sì, inizia la salita. Inizia la salita del Col di Saran. Non me lo ricordavo che iniziava da qua la salita. Neanche io. Sì, vabbè, ma che tu non ti ricordi le cose non è una novità. Che puzza di sterco. Mamma mia, senti qua come ti entra nelle narici. Beh, diciamo che le condizioni meteo fino adesso sono migliori di quelle che abbiamo trovato l'anno scorso qua, eh. Era brutto. Beh, era tutto nuvoloso, sì. Adesso dobbiamo superare questi due qua. E diciamo che il 1200 in uscita di curva viene su facile, Vabbè, ma c'ha dietro. Oh, che bello tutti insieme! È un'emozione quando vedo i gruppi che mi salutano. Attenti, 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 mica quando. Oh, ma questo qua è partito da Reggio Calabria. la Madonna, quanta roba c'è su caricata. Minchia, chissà che pesante quella moto.
è ripartito da Reggio Calabria. Sia tutte quelle robe lì. Cioè, spero per lui, perché se no vuol dire che c'è la moglie che si porta dietro l'armadio. Ah, vedi? Tipo scolliniamo quindi al Col della Madeleine e poi andiamo giù verso il Col dell'Iseran. Cioè, senti che curve. Proprio belle. Sento puzza di semaforo. Perché c'è 50? È perché c'era il simbolo del semaforo. Ah, non l'ho visto. Questo è il fiume Arc, comunque, giusto per dovere di cronaca. Ma va? E tutti i paesi si chiamano Surarc, c'era anche il cartello che c'era scritto fiume Arc. Io pensavo fosse tipo Giovanna d'Arco. Luna Colombo e le stronzate. Che poi Giovanna d'Arco era francese. Eh certo. Ah, e quindi non è Giovanna. Mi sa che è tradotto, non so, sarà Giovanna? Giovanna. Giovanna. Sai chi si chiama Giovanna? L'iguana che c'era in Bianca e Bernie. È vero. C'era l'iguana, si chiamava Giovanna. E l'aquila si chiamava Maraute. Bianca e Bernie. Quante volte l'ho visto, mamma mia. Maraute. No, a me non mi piaceva tanto. Cioè, mi piaceva di più la carica dei 101, tipo. O Aladdin, o Mulan, o La Bella Addormentata nel Bosco. Cenerentola, mamma mia. Tipo una che non mi piaceva tanto della Disney, la Sirenetta. Mai visto. Mai visto? Mi sa di no. O forse sì, ma tipo una volta. La Bella la Bestia. Sì, quello sì. Lì il Vagabondo. Attenzione! Te lo ricordi qua cosa hai detto l'anno scorso? Che sembrava la Svizzera. Ma dove? Tipo prima del Maloja. Mamma, Luna Colombo si ricorda una cosa. Flashback. Ma che montagne alte! Bellissimo! Guarda qua che pianurona che c'è poi. Mi sembra di essere in Spirit Cavallo Selvaggio. End of flashback. Oh, ogni tanto succede. Attenzione, ponte tibetano. Con un fiume vuoto. Ah, che mare al culo. Guarda che valle larga. Sì, sì, è proprio bello qua. È proprio incontaminato, senti che odore. Di sterco di vacca. Di vacca. È un po' rimbalzante sta strada, eh? Qua è rifatto. Ah, qua è meglio. Bessans. Petit biscuit. Le petit. Cioè, è proprio l'unico paese in mezzo alla valle. No, c'è Beneval sur Arc. Sì, dai, un po' più avanti però. 6 chilometri se non sbaglio. Vieni Luna, non c'è nessuno. Cioè c'è una macchina ma è lontanissimissima. Il pullman dei giapponesi. Sono giapponese, faccio le fotografie. Anche il pitone della spazzatura. Elos. Ci sono 22.3 gradi e si sente che l'aria è frizzante comunque. Cioè, non so, ieri faceva un caldo della miseria giù in Italia. Sì. 31-32 gradi anche sui passi. Cioè, anche a 2000 metri eravamo oltre i 30 gradi. Oggi mai visto più di 24. Guarda che bello. Incontaminato. Sì, qua è veramente bellissimo. Sì. Con nessuno. Guarda che bello. Ecco, io andrei via e mi trasferirei qua. Una casa con tutto il giardino bello, con tanti cani. Il giardino bello e le corna lunghe. Bello. Magari riuscirò a realizzare il sogno di avere una casa bella in montagna. Un giardino grande. Va bene anche in valle, però con le montagne intorno. Sì, comunque non in città. No, beh, quello assolutamente no. Lontano dalla città, dallo smog, dal cemento. Beh, comunque l'anno scorso c'erano poche macchine e poche moto quando abbiamo fatto questa strada. Quest'anno ce ne sono ancora meno e non era facile. Eh no. Comunque benzinai non ne ho mica visti. No, neanch'io. Forse a Bonneval sur Arc c'era il benzinaio. Oh, le mucche! Queste sono tutte marroni e bianche. Qua sembra una scacchiera all'asfalto. Sì.
Infatti, cioè, sto rimbalzando praticamente. Attenzione, quella è la strada che porta su all'Iseran. Ma va? Eh sì, sì. E il Col dell'Iseran è proprio qua dietro. Bonneval. Siamo a Bonneval. Ragazzi, non è peggio. Bonneval, ricordiamo, paese tutto in pietra. Sì, caratteristico. Molto classico. Sì. Ah, fermati qua che mettiamo tutto. Oh, Gesù, fammi anche riprendere un attimo il culo che... Ciao fans, siamo in cima al Col dell'Iseran, 2770 metri. E... l'hai visto così? Là c'è un bel ghiacciaione.